programma è offerto da ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Le farine magiche, quelle che profumano di grano. Buonasera amici di Orrei TV e benvenuti in questa nuova rombante puntata. Questa sera vi parleremo di due ruote di lusso, in quanto le nostre telecamere di recente sono state presso il tracciato del Mugello per seguire il terzo appuntamento CIV. Abbiamo un super team nei nostri studi televisivi di GoTV e vi racconteremo tutto su questo bellissimo weekend toscano. Per farlo, naturalmente, ho bisogno della mia copilota e con noi Rachele Scoditti, buonasera. Buonasera Riccardo, buonasera. Tra l'altro weekend in Toscana che tu hai vissuto in prima persona, esatto, proprio dentro il paddock, ovunque sono andata, quindi... Ma andiamo a salutare, a presentare, a dare più che altro un ben ritrovato al team principal della Promo Driver, è con noi Antonio Sala, buonasera e ben ritrovato. Buonasera, ciao. E poi ancora abbiamo Marco Pozzi, che è CEO della OSES Technology SPA, nonché partner della Promo Driver. Buonasera. Buonasera a voi, grazie dell'attenzione. E poi ancora Matteo Donati, titolare della Valtellina Carrelli. Buonasera a tutti. Si può partire. Si può partire. Come già anticipato Riccardo, siamo stati presso l'autodromo del Mugello Circuit e non vediamo assolutamente l'ora di mostrarvi le fantastiche immagini che abbiamo realizzato in terra toscana. Prima però vorrei parlare anche con il patrono della Promo Driver, Antonio Sala, del secondo appuntamento CIV che si è svolto a Vallelunga, che ha visto un Massimo Roccoli spettacolare, perché ha vinto sia in gara 1 che in gara 2. Che weekend, Antonio, eh? Beh, sì, diciamo che è una magia più che un weekend, perché una cosa del genere non so quando potrà risuccedere. Abbiamo fatto di tutto, abbiamo fatto pole position, abbiamo vinto gara 1, abbiamo vinto gara 2, cioè proprio il massimo che ci potevamo aspettare da un weekend. Poi Massimo, soprattutto in questa occasione, a parte il mezzo che è stato fantastico, ma Massimo è stato veramente strepitoso. Voi l'avete visto, insomma, siamo arrivati in volata all'ultima curva, ha vinto entrambe le manche, ha voluto vincere, è andato in pista per vincere e ha vinto. E ha vinto. Ecco, parliamo un po' più nel dettaglio proprio di gara 1. Come hai detto tu, pole position, che già è, insomma, è una grande cosa, e poi arriva questa magia, come ce l'ha definita Antonio Sala, di questa vittoria agguantata all'ultimo giro e, per rendere tutto più fantastico, all'ultima curva. Sì, beh, lui ha avuto anche molto mestiere, perché sull'ultima curva ha sfruttato tutte le possibilità che gli ha lasciato il suo avversario e si è messo in una posizione che poi è stato praticamente impossibile farsi superare. Bene. Marco, da grande appassionato, oltre che partner della squadra Promo Driver, come giudichi questa super gara di Roccoli? Marco, sì. Ma è stata una gara eccezionale. Un pilota veramente fantastico. Quello che mi piace di questo pilota è la messa a punto della moto, che è affascinante, perché poi non è mai soddisfatto, quindi vuole sempre di più e quindi riesce a raggiungere degli ottimi risultati. Tra l'altro qua stiamo vedendo proprio le immagini della corsa. Se gara 1 è stata spettacolare, lo è stata ancora di più gara 2, con Massimo Roccoli che scatta ancora dalla pole position. Grande duello per tutta la corsa, fino a quando una marcia sbagliata lo fa retrocedere in quarta piazza. Ma Roccoli mette il turbo e si va a riprendere la terza della corsa, andando a vincere. Che capolavoro avete fatto in quel di Roma, Antonio? In effetti è successa una cosa stranissima, perché intanto qua sono tutti bravi, no? E quindi quando perdi un attimo, poi hai perso la gara. Lui invece ha avuto la forza veramente di reagire, è andato a prenderli tutti i quattro che c'erano davanti, e all'ultima curva ha vinto, insomma. Fantastico. Veramente da non credere. Bene. Tra l'altro due vittorie che vi proiettano in testa al campionato. Sì, certo. Certo, sì. Sì, avevamo, se non ricordo male, dopo questa manche, 17 punti su Valtolini.
Matteo, un vero e proprio trionfo in terra romana per la Promo Driver. Insomma, tu anche da partner, ma da tifosissimo del team appunto di Antonio, come hai vissuto tutto questo? È sempre uno spettacolo tutte le volte che si arriva in pista, è uno spettacolo tutte le volte che si entra nel box e si vede Massimo sempre con la sua attenzione e tutti quanti preparare la moto e essere sempre al top su ogni minima cosa per rendere tutto fantastico, al massimo. Bene. Ma veniamo ora al terzo round by CIV classe 600. Io farei partire questo piccolo assaggio che ci catapulterà direttamente in quel del Mugello. Presso una delle piste più amate ma anche più difficili al mondo, vi siete presentati da capo classifica per disputare il terzo round di questo campionato. Quanto è importante avere un buon assetto e un gran manico come pilota nei saliscendi toscani? Sì, in effetti senza queste due condizioni non puoi vincere, no? Diciamo che il Mugello per noi è stato un po' in salita, perché eravamo stati una settimana prima a fare dei test ed eravamo andati molto bene. Poi siamo ritornati per la gara, il tempo era cambiato, faceva molto caldo e non siamo riusciti a dare un assetto giusto alla moto e quindi lo stesso Massimo ha faticato. Però tutto sommato guardiamo il bicchiere mezzo pieno, siamo ritornati da questo weekend con due sesti posti. Però noi che siamo stati molto curiosi in quel del Mugello, perché come detto eravamo presenti con le nostre telecamere, abbiamo visto che avete un team veramente con un organico fantastico. Vabbè, diciamo che vabbè, sì, in effetti siamo in tanti, è un team molto, molto costoso, però abbiamo le persone giuste e quindi ognuno fa il suo compito. Beh, però d'altra parte solo così puoi arrivare a certi, certo, risultati. Nell'occasione, in quel del Mugello, noi abbiamo ascoltato anche Simone Hercules, che è il tecnico delle vostre sospensioni, che vi sta dando un grandissimo contributo al team Promo Driver. Antonio, so che vuoi presentarmi una persona davvero importante. Sì, è vero, una persona molto importante per il nostro team, con noi da 3 anni ormai, è il tecnico delle sospensioni, Simone. Lui si occupa di tutti i problemi che ci sono sulla moto a livello di sospensione. Sì, però forse è meglio che lo dici tu cosa fai, dai, che sei più bravo. Sì, sostanzialmente facciamo la messa a punto una volta che andiamo in pista, mi occupo delle sospensioni in accordo chiaramente con il capo tecnico e prendiamo le decisioni insieme, insomma. Tra gli altri la nostra Rachele Scoditti nei box Promo Driver ha ascoltato anche Alberto Bonizzi, che è uno dei tecnici della moto di Massimo Roccoli. Come viene preparata la moto prima della gara? Perché io ho visto che è smontate, montate, controllate, pulite. Allora, durante il weekend di gara i lavori da fare sulla moto sono molti e diciamo si perde molto tempo la sera dopo le prove. Però la moto parte già dall'officina e sostanzialmente già con delle quote ciclistiche e dei parametri elettronici già tarati per la pista dove si va a lavorare. Parte già tutta lavata e stirata, diciamo così, e già pronta per entrare subito il giovedì mattina in pista col pilota. Perfetto, grazie mille. Prego. In quel del Mugello, ma in realtà come sempre, Antonio, abbiamo potuto vedere che il vostro è un team da MotoGP. Beh, forse un po' stai esagerando, in effetti non è... La nostra Rachele esagera. Ma non esagero mai, non esagero, no, però... io ho visto con i miei occhi. No, però siamo, diciamo che siamo organizzati, abbiamo tutte le persone al posto giusto e quindi il team funziona.
Tanto spazio anche per la vostra gettonatissima area hospitality. Beh sì, questa è stata un po'... avevamo bisogno di dare un po' di immagine, no? Perché è importante soprattutto certo. In questo sport, devi dare un po' di immagine, devi attirare un po' la gente, no? Quindi abbiamo cercato di fare bene. Ma veniamo a gara 1, perché Massimo Roccoli ha duellato tutto il tempo per la terza posizione e poi avete chiuso in sesta piazza, Antonio. Ma sì, in effetti Massimo poteva anche fare un po' meglio, solo che poi agli ultimi due giri la gomma dietro è crollata letteralmente e quindi ha dovuto difendersi e meglio del sesto posto non ha potuto fare. Marco, si suda al muretto box a vedere una gara della Promo Driver e nella fattispecie di Massimo Roccoli? Ma è una grossa emozione direi, più che sudare, anche perché sudavi ma c'erano già 35 gradi e quindi emozione perché vedi un amico come Antonio che ha creato questo team favoloso, fantastico, che in pochi anni ha raggiunto degli ottimi risultati e la passione anche mia della moto che è riuscita a avere questo binomio eccezionale. Anche Matteo so che insomma è in forte trepidazione durante un round del CIV. Sì, io sono sempre molto emozionato, sono sempre con Antonio perché io solitamente guardo anche le qualifiche e tutto dal muretto, invece Antonio non si vede e anche solo dal box al momento della gara, io sono sempre insieme a lui e siamo sempre veramente emozionati. Per farvi capire al meglio com'è andata questa gara 1, la nostra Rachele Scoditti dai box ha sentito proprio a caldo le parole di Massimo Roccoli. Sì, gara 1 sono partito un filino prima, ma dalle immagini non sembra nemmeno e quindi per non saperne leggere né scrivere ho ridato la posizione, solo che cercare di capire quante persone far passare a 250 all'ora non è semplice, infatti questo mi ha portato a girare la prima curva in sedicesima posizione. Ho provato a fare una gran rimonta e poi niente, negli ultimi giri ero in lotta con le Ducati e ho avuto un po' di difficoltà perché stare in scia a quelle moto lì mi ha alzato un po' la temperatura dell'acqua e quindi ho perso un po' di potenza. Peccato perché ci credevo nel podio, insomma, in gara 1. Gara 2, non lo so, è un bel caldo. Parto comunque purtroppo sempre dalla quarta fila, cercherò di riuscire a fare una partenza buona e vedere di impostare la gara in maniera diversa e comunque un occhio anche a delle condizioni un pochino più difficili, un weekend diverso e quindi cercherò di tenere duro. Ecco, a proposito di caldo, come credi che gestirai queste temperature alte, sia la temperatura dell'asfalto, la scelta delle gomme, eccetera? Scelta delle gomme è vincolata, quindi non è che abbiamo tante alternative, quindi cercherò di avere una guida più, diciamo, soft possibile per non stressare troppo le gomme all'inizio di gara, come è successo ieri. E dopo questo bellissimo primo blocco andiamo un attimino in pubblicità, al nostro rientro ancora tanto Mugello col team Promo Driver e sapremo anche aneddoti e curiosità dei partner della squadra Promo Driver qui oggi presenti negli studi di GoTV. A tra poco. GoTV è sempre con te. Puoi seguirci anche in live streaming in HD al sito www.gotv.org. Rimani aggiornato quotidianamente sulla nostra programmazione attraverso la pagina Instagram GoTV. Ti sei perso qualche puntata? Non c'è problema. Collegati al nostro canale YouTube. GoTV, la televisione nazionale che aspettavi è sempre con te, dove e quando vuoi. Ancora tante due ruote e Promo Driver in questa speciale puntata di All Race TV. E ovviamente in nostra compagnia ci sono sempre il team manager Promo Driver Antonio Sala, Marco Pozzi, CEO della OSES Technology SPA e poi ancora Matteo Donati, CEO della Valtellina Carrelli. Partenza al top in gara 2, Antonio, stavamo parlando appunto del Mugello per Massimo Roccoli che dalla sesta piazza alla prima curva si insedia già in quarta posizione, poi però insomma un po' di problemi forse dovuti alle gomme, ci spiegavi, è andato indietro fino all'ottava e poi ha chiuso nuovamente in sesta piazza. No, più che un problema di gomme, sulla seconda manche abbiamo avuto un po' di problemi di assetto. Tra la prima gara e la seconda gara abbiamo fatto un po' di modifiche che pensavamo migliorative. In effetti non è stato così e Massimo poi mi ha confidato che dal primo giro aveva capito subito che era molto difficile.
diciamo che la sua strategia di gara era quella di mettersi dietro a Baldassare, che era una wheel car che fa il mondiale. Potevamo farlo tranquillamente perché ai tempi hanno dimostrato che potevamo stare con lui, ma già sul primo rettilineo e sulle prime curve ha capito che questa possibilità non c'era, quindi ha cercato di difendersi, di limitare più che altro, sì. I danni, sì, perché aveva bisogno di portare a casa. Senti, più punti. Senti Antonio, possibile. Ma una curiosità, sì. Cosa ci dici di queste Ducati? Tu mi vuoi trascinare una polemica che io no, però vabbè, no, che io faccio volentieri. Allora, intanto queste Ducati al Mugello hanno dimostrato di andare ancora più forte, ma perché hanno dato delle concessioni. Io non voglio fare polemiche, non voglio nemmeno inserirmi in questa cosa perché non ho le competenze tecniche per farlo, ma mi sembra che sia a livello mondiale che a livello nostro di CIV si stia cercando un pareggiamento tra il motore della Ducati e il valore del pilota Yamaha. Certo. Voglio dire che nel mondiale Baldassarri e Aigerter sono superiori agli altri e gli altri con la Ducati concedono per farli arrivare a questo livello, così da noi. Roccoli, Valtolini, Mercandelli, cioè voglio dire, sono dei piloti bravi, hanno un sacco di esperienza e dall'altra parte ci sono dei ragazzi che sono talentuosissimi come Spinelli, come Patacca, come Matteo Ferrari, però cioè, mi sembra che si stia facendo crescere di più il motore per allineare non tanto ai motori ma il motore allineato alla Ducati, al valore dei piloti Yamaha. Questo non so, posso sbagliarmi, ma ho questa percezione. Sì. E Antonio Sala, se ce lo dice, insomma, non è da ieri del mondo. No, posso sbagliarmi. Corse, quindi, cioè. Insomma, chi dovrà aver preso appunti l'avrà fatto da casa. Bene. Ma andiamo ad ascoltare a caldo le parole di Massimo Roccoli dopo questa sofferta gara 2. Massimo, un buon sesto posto considerato la partenza, la posizione di partenza. E ancora leader del campionato. Poteva andare meglio? Un caldo sesto posto. Oggi la partenza è andata bene, ero terzo al primo giro, ho cercato di difendermi più che potevo. Guardo la classifica e Baldassarri a parte, che comunque è in lotta per il campionato del mondo. Davanti praticamente ho 3 Ducati e il mio contendente al campionato, quindi ho perso un punticino rispetto a ieri, ma va bene, dai, è stato comunque un buon weekend, viste le qualifiche un po' difficoltose. Com'è stata questa gara? Come l'hai gestita fra il caldo, come hai detto tu, e tutte le difficoltà che ci possono essere state? Ah, niente, sono partito forte, ho cercato di spingere al 100%, poi gli ultimi 2 giri, quando ho visto che non era possibile portare a casa un podio e stavo rischiando troppo, ho deciso di rilassarmi e portare a casa comunque punti importanti che magari in ottica campionato possono servire, spero. Bene, perfetto, adesso un po' di meritato riposo e poi testa alla prossima. Alla prossima, ci vediamo a Misano e in notturna. Ciao a tutti. Ma una cosa è certa, Ducati o non, andate via dal Mugello ancora leader di classifica. Sì, 15 punti di vantaggio sul secondo. Ecco, quindi. Che veramente vorremmo mantenere. Perfetto. Ma come abbiamo detto prima, questa sera abbiamo l'onore di avere qui 2 bellissimi sponsor del team Promo Driver. Inizierei ad ascoltare Marco Pozzi, CEO della Osis Technology SPA, chiedendo lui come mai ha deciso di sposare il progetto di Antonio Sala. Beh, diciamo che io sono sempre stato patito di moto e è stata questa un'occasione per unire un attimo quello che era l'amicizia con Antonio alla mia passione delle moto e nel frattempo anche di diffondere il marchio della nostra azienda in un settore che ci interessa entrare particolarmente. Ecco, ma da quanto tempo vi conoscete, Antonio? Beh, con Marco siamo amici da tanto tempo, la nostra amicizia dura da 20 anni, quindi ci frequentavamo anche prima delle moto. Vabbè, quindi insomma è nata questa collaborazione grazie anche alla vostra amicizia soprattutto. Sì. Direi di sì. Bene. Marco, di che cosa si occupa la vostra azienda? Moss Technology è un'azienda specializzata nella vendita di tubi di gomma, tubi di PVC. Un'azienda che fa del servizio sia in termini di velocità, di consegne, in termini di gamma, in termini di servizio post vendita, sul suo punto di forza. Operiamo in tanti settori, dall'agricoltura alla nautica, all'edilizia, alla saldatura, alle dinamiche, proprio vogliamo potenziare anche il settore
dei motori, certo. Bene. Ecco, e che binomio c'è tra la tua realtà e quella del motorsport? Forse l'ultimo che ci hai detto, che volete insomma introdurvi a gamba tesa anche in questo ambiente, in questo settore? Sì, direi di sì, anche perché nel motorsport, nella moto stessa, si usano tantissimi tipi di tubazione, quindi è un binomio, direi, molto importante. Un altro importante partner tra le fila Promodriver è sicuramente l'azienda Valtellina Carrelli, che questa sera è rappresentata da Matteo Donati, una partnership la vostra che dura da ben 4 anni. Esattamente, proprio così, è una bellissima partnership, direi, da 4 anni a questa parte. Io conosco Antonio appunto da diversi anni, però solo 4 anni che abbiamo questa linea comune del motorsport, da quando mi ha chiamato un giorno in ufficio appunto dicendomi e spiegandomi il progetto che aveva Antonio, ed è un progetto che piace molto anche a me. Infatti sono ben 4 anni. Comunque, Antonio, è bello che da delle amicizie poi sei riuscito tu a trasmettere con la tua verve la passione per il motorsport a dei partner che si sono rivelati poi strategici. Ma guarda, diciamo che queste cose partono anche un po' per gioco. Certo. Per fare per mettere in piedi questo team servono un sacco di soldi, quindi è chiaro che ti devi muovere un po', devi chiedere degli aiuti. Ma o c'hai il tempo di fare queste cose a tempo pieno e allora certo, diventa una professione, oppure è chiaro che i primi contatti sono proprio i tuoi amici, no? Cerchi di praticamente di interessarli, e se capisci che a loro piace questa cosa, il giochino insomma è fatto. Nella vostra realtà siete dei vincenti sul mercato, ma grazie a Promodriver ora lo siete anche in pista. Che cosa si prova? È sempre una bella emozione vedere la moto con i propri colori, col mio logo e vederla molto spesso vincente, molto bello. Una bella cosa, anche perché abbiamo visto che sono molto ben visibili i marchi dei tuoi sponsor sulla moto, sulla tuta di Massimo Rocco. Però sono visibili principalmente perché siamo sempre davanti, quindi la televisione in quadro, questo è molto importante. Poi è chiaro che gli sponsor più importanti sono un po' più grandi e quindi si vedono ancora meglio. Ecco, di che cosa si occupa la tua azienda esattamente, Matteo? Bene, allora la mia azienda si occupa di vendita, riparazioni, manutenzioni di carrelli elevatori, di noleggio, traspalle, carrelli elevatori e le varie tipologie di queste macchine da lavoro. E siamo appunto ben inseriti nel nord Italia. Bene. Da segnalare che sia Matteo che Marco, oltre a essere degli importanti sponsor, sono anche i primi tifosi. Infatti, quando possono non si perdono neanche una gara, giusto? Direi di sì. Cerchiamo nel limite possibile di essere sempre presenti, perché è comunque sempre una grande emozione. Soprattutto ogni gara è un'emozione diversa. Certo. Per te, Matteo? Sì, ogni gara è sempre molto bella seguirla. Ogni gara è sempre a sé, dall'inizio alla fine, e riserva sempre delle belle sorprese, dai. Bene, bene. Poi quando ci sono i weekend come quelli di Roma, sì. Si torna a casa molto felici. Ecco, una grande squadra, come ci anticipavi un po' prima, Antonio, lo è data dal fatto che deve avere degli sponsor che permettono insomma tutti gli investimenti, tutte le spese che il motorsport purtroppo comporta. E tu in questo avere due partner come chi oggi è presente in studio, insomma, è tanta roba, no? Come si dice? Beh, sì, sicuramente. Cioè, noi abbiamo praticamente cinque sponsor molto importanti, loro sono tra questi. È tutto importante. Poi diventano importanti anche gli sponsor piccoli, gli sponsor minori, perché poi sono magari parecchi e quindi tutto aiuta. Ecco, tra l'altro una cosa che mi ha colpito sia di Marco che di Matteo, che loro, oltre a fare questo perché comunque sono amici in primis di Antonio Sala e credono molto nel suo progetto, investono nella squadra Promodriver proprio perché vogliono far crescere dei giovani, che è un po' la filosofia da sempre
di Antonio Sala, giusto? Beh, non a caso ci chiamiamo Promo Driver, esatto. Aiuto Piloti. E questa è una bellissima cosa, sia da parte tua Matteo che tua, certo, Marco. Fondamentale. Fondamentale, bene. Ora l'appuntamento per il quarto round del CIV 2022 è fissato per il 31 luglio a Misano, dove già durante il primo appuntamento avete conquistato un buonissimo podio. Sì, cerchiamo di rifarci, ma noi vogliamo anche qualcosa di più, perché proprio ieri abbiamo fatto dei test che sono risultati positivi e quindi speriamo che poi non arriviamo lì e cambia ancora tutto. Esatto, non diciamo niente. Esatto, meglio che non, diciamo meglio che non parliamo. Quando, esatto, la Promo Driver, grazie ad Antonio Sala e i suoi partner, porterà il futuro Pecco Bagnaio o Valentino Rossi in MotoGP? No, questo non si sa. Per adesso noi siamo un team italiano, facciamo il campionato italiano, diciamo che anche il prossimo anno rifaremo questo campionato. Però stiamo anche pensando con gli altri di fare il salto, probabilmente magari fra due anni magari ci ritroverete nel campionato mondiale Superbike. Bene, ragazzi, che dire, stupenda puntata, grazie per aver trasmesso la vostra passione e la vostra professionalità per il motorsport qui negli studi di GoTV e io pertanto vado a ringraziare il team manager Promo Driver Antonio Sala e mi raccomando, mantenete la leadership in classifica. Assolutamente, grazie a voi. E poi ancora Marco Pozzi, CEO della OSES Technology SPA. Grazie per l'attenzione. E Matteo Donati della Valtellina Carrelli. Grazie, ci vedremo in pista. Rachele Scoditti. E Riccardo Scarlato. E dopo ti rivedremo ancora in pit lane perché insomma ti sei divertita e hai fatto un ottimo lavoro. Assolutamente. Ragazzi, voi non cambiate canale, rimanete su queste frequenze. Alla prossima. Grazie. Questo programma è offerto da ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Le farine magiche, quelle che profumano di grano.